diciamo così, una attività di forte contrasto da parte della polizia dei manifestanti è stata noi messa in relazione con quanto è avvenuto, naturalmente con dimensioni diverse ma con stessa dinamica, durante i fatti di Genova del 2001. Per questo abbiamo voluto che fossero qui tutte le persone che sono state oggetto di queste violenze, perché sono delle violenze pure semplici. Rispetto alla questione bombolette, chiediamo pubblicamente, no, di capire di che cosa stiamo parlando, di che sia pepper spray, che sia ACS, non ci interessa, è stato utilizzato con una forma di offesa, secondo una forma di offesa e non di dissuasione, come dovrebbero essere gli strumenti spray nell'ambito di attività di massa che insomma sono potrebbero essere definite tumultuose, e questo non è. Qui c'è stata fatta invece, sono state fatte più e più volte delle offese dirette a persone che stavano manifestando allo scopo di destabilizzarle. Questa è una forma di tortura, spruzzare un qualcosa che paralizzi, se stiamo parlando di CS, che provochi irritazione, bruciore, vomito, comunque lesioni aeree, se stiamo parlando di pepper spray. Se stiamo parlando di vapore acqueo, è lo stesso, non mi puoi spruzzare, è una cosa che tu hai, è un atto di violenza. Altro che violenza privata, che è quella che della quale dobbiamo rispondere, questo è un atto effettivamente di violenza, la persona è identificabile, non dobbiamo chiedere numeri di identificazione, la faccia è evidente. Adesso si tratterà di fare naturalmente una denuncia formale, anche se la facciamo innanzitutto pubblica, ci aspettiamo che Giovannini convochi e disponga immediatamente il sequestro per verificare di cosa stiamo parlando, anche perché non sappiamo se sia una dotazione individuale privata, cosa ancora più grave che abbiamo visto esistere, ripeto, durante Genova 2001. Dobbiamo verificare se è stata autorizzata e se c'è l'ordinanza del questore che per quel servizio presso la Granarolo autorizzi, oltre alla tenuta antisommossa, anche l'uso di questo genere di strumenti. Vogliamo che sia fatta piena luce sulla regolarità di questa dotazione da parte di questa persona, anche se è evidente che diciamo così, lo spruzzo diretto sia costituito una modalità offensiva e conseguentemente assolutamente illegittima, non ritenuta corretta nell'ambito della nozione di uso di forza, che per essere, ripeto, lecito e legittimo deve avvenire nell'ambito dei parametri di legge. In secondo luogo, dobbiamo denunciare anche il fatto che ci sono state delle lesioni, abbiamo delle persone che hanno effettivamente delle mani fratturate, persone che hanno avuto diciamo dei pugni in faccia durante i fronteggiamenti, e la persona che è stata spruzzata questi gas, esatto, che attualmente, ecco, che sono lui, abbiamo anche il video che abbiamo fatto vedere al giudice, che sono stati spruzzati con questi gas, dei quali chiediamo che, ripeto, venga data una spiegazione non soltanto ai facchini, al sindacato Sicobas, ma a questo punto credo a tutte le persone che si trovano all'interno di azioni di polizia, che siano in contesti, diciamo così, collettivi, che siano in contesti individuali. E da ultimo sulla questione degli arresti, allora non è la prima volta, oramai abbiamo visto che anche nell'ambito dell'attività di osservatorio di abuso di polizia è pieno, non è la prima volta che vengono date delle ricostruzioni assolutamente irreali rispetto a fatti che accadono nelle operazioni, ripeto, di polizia, così come in questo caso. In questo caso abbiamo dei video, sono evidenti le discrepanze tra i video e le relazioni di servizio. Anche su questa cosa noi ci aspettiamo che venga fatta assolutamente luce, soprattutto per il fatto che io personalmente mi sono offerta di produrre i video direttamente in procura ieri con un colloquio diretto con la procuratore dottoressa Ronchi, e non vi è stato alcun tipo di disponibilità in questo senso. Penso che sia una cosa molto grave, perché penso che al contrario il coordinamento delle indagini, che è dovuto da parte della Procura della Repubblica, abbia tra le sue declinazioni anche quello di acquisizione di elementi a favore naturalmente dell'indagato. La mia offerta è stata, ripeto, declinata con cortesia, ma declinata, ma io credo che sia molto grave, soprattutto in una situazione del genere, così come credo sia molto grave che
Io sono stata avvisata questa mattina, un'ora prima dell'udienza, che ci sarebbe stata un'udienza. Tutto questo ricostruito naturalmente, cioè un pezzo dietro l'altro, è una lesione del diritto di difesa, perché io che ho un minimo di esperienza mi aspettavo che loro facessero questa cosa. Infatti avevamo il materiale, avevamo l'attività difensiva svolta con l'ausilio naturalmente di tutte le persone che vedete qui con me, e sapevo che ci sarebbe stata una mossa di questo genere, perché però al tempo stesso è gravissima, perché la dottoressa Ronchi poteva inviare, la procura poteva inviare gli atti già ieri mattina quando ha fatto la conferenza stampa per dire che preferiva non fare un processo per direttissima, e vedremo anche quali sono le modalità della scelta, il perché della scelta di questo rito. E ha inviato invece gli atti questa mattina alle 9, tra l'altro in contrasto con quelli che sono gli accordi con il GIP che prevedono l'invio degli atti la mattina, nella tarda mattinata del sabato, per procedere ad una convalida, diciamo così, un pochino più lunga. L'ha inviato questa mattina per fare una convalida in tempi ristrettissimi, che naturalmente mettessero in difficoltà le capacità della difesa di organizzarsi, anche di essere presente sul territorio, perché magari un sabato è normale che uno possa essere altrove. Per quanto riguarda la scelta del rito, anche su questo da dire, in genere su arresto in flagranza, se naturalmente c'è questa sicurezza degli indizi, si procede con un rito per direttissima, in maniera tale che si processano, si sa cotto e mangiato, come si dice, si va davanti ad un giudice terzo, ognuno presenta le sue prove e si ha appunto quello che è un dibattimento. La scelta di non procedere con un rito per direttissima per questo genere di attività mi fa pensare che non ci sia alcuna sicurezza da parte della procura di avere in mano le carte giuste, ma la mancanza di sicurezza in questo senso non può significare che comunque utilizzo i termini previsti per la, diciamo, carcerazione, in questo caso per l'arresto e il fermo, nella maniera più dilatoria nei confronti di persone che non hanno alcun tipo di attinenza con il campo penale. Non ci troviamo di fronte, diciamo, a persone che hanno recidive o comunque atteggiamenti che in qualche modo ci possono fare ritenere che un'ora in più, un'ora in meno sia indifferente, perché tutto sommato una strada, diciamo così, è una strada già battuta. Qui siamo di fronte a persone che sono profondamente scioccate da questa esperienza, in un contesto civile che è scioccato da questa esperienza, perché siamo all'interno comunque di una situazione in cui c'è un divieto assoluto di procedere con un arresto. Siamo nell'ambito di un'azione di lotta scriminata in forza dell'articolo 385 del codice di procedura penale, che stabilisce il divieto di arresto quando c'è una causa di giustificazione, quando io sto esercitando un diritto, sono un delegato sindacale, sto facendo un picchetto, non mi puoi arrestare, punto, è finita lì la situazione, vero o falso che sia, ma non mi puoi arrestare perché c'è un divieto specifico di una norma del codice penale, del procedura penale, che prevede che in questi casi non sia consentito l'arresto. È ovvio che questa è la nostra tesi difensiva, si vedrà quello che dice Ziroldi naturalmente in relazione solo ed unicamente alla problematica degli arresti, come è voluto dalla procura, deciderà. Però è evidente anche che, ripeto, i video sono davanti agli occhi di tutti, perciò uscire da questa situazione per me è anche abbastanza semplice, perché ogni tanto va riconosciuto che certe forzature non devono, non possono e non devono essere consentite.